Ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Come fare 500 euro al giorno gratuitamente stando comodamente seduti sulla poltrona di casa vostra. No, beh, non proprio. Qualcosa di molto simile. Allora, rieccoci tornati su Mindtest Ita con la nostra nuovissima casetta sull'albero da cui possiamo spadroneggiare su tutto il nostro universo mondiale e difenderci dalle invasioni barbariche. Quindi altro che impero romano, siamo molto più avanti qua. Quasi quasi ci metto un teletrasporto, ci vanno 10 anni qua per arrivare. Yeah! Siamo i più potenti del mondo. Oddio! Cosa stavo per fare? Via! Torniamoci alla casa, va! Prima di morire tutti morti! Oddio! Intanto che scendiamo, vi racconto che ho nerdato un po' in caverna, cercando argento e nel frattempo guardando se per caso mi capitava di trovare del mithril per caso, no? No? Visto che sono stato ore in caverna. E finalmente vi mostro i frutti del nostro raccolto duro. Dopo aver seminato, la gente raccoglie. E noi raccogliamo senza aver seminato. Che è successo? Tra l'altro qua è diventato un po' un casino, tutto in disordine. Credo che tra un po' cambierò livello perché qua mi è tutto brutto, disordinoso. Tutti sti buchi dappertutto, come dei pezzenti. A un certo punto, eccolo, è lui. Infatti ho sintonizzato il prospector su di lui. Mi sono messo a cercare qua vicino. E in tipo 5 minuti, 4 mithril lamp. Che è tipo... Wow! Quindi torniamo a casa. Credo che le investirò per fare un altro mining drill, perché quello si scarica tipo in un nanomillesimo di secondo. Cioè, tipo, sono stato... Ma in neanche mezz'ora di mining. Ma no, molto meno di mezz'ora di mining. Il Prospector e l'MK1 sono praticamente integri, quell'MK5, no, MK3. Che tra l'altro è un MK2 quell'altro. Il Prospector e l'MK2 sono quasi completamente carichi. L'MK3 in modalità 5 è ancora bellamente scarico. Del tutto proprio. Ma come? Ero appena andato a dormire. Lord Aether! Sei tu che mi vuoi male, Lord Aether. Adesso andiamo. Mannaggia. Ce l'avevo una spada da qualche parte, vero? Ce l'avevo una spada. Ecco, mannaggia, guarda. Quanto è piccola la spada sul Mindtest? Cioè, sembra neanche un pugnale. Muori! Muori malissimissimo! Ok. Andiamo a dormire. Forse ci conviene. Forse è come su... Don't starve, che se dormiamo recuperiamo la sanità mentale. Oppure se ci mettiamo dei fiori in testa, dobbiamo provare a metterci dei fiori in testa. Ma su Mindtest non si possono mettere i fiori in testa. Che è successo? Non avevo mai sentito il rumore della porta. Quello di apertura fa schifo. Ma perché non fa rumore quando si chiude in automatico? Pezzente! Non posso mettermi dei fiori sulla testa, vediamo. F7. No, non si cuce neanche con Shift. Stupidi fiori. Dai, torniamo in noi. Si stava dicendo, ah, ecco il mithril dust, eccetera, 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 eccetera. Ma oggi ci occupiamo di iniziare finalmente i boriosi ed enormi lavoroni per diventare ricchi, restando comodamente seduti a casa. No, allora facciamo i grandi lavori per... Dov'era? Non era di qua, non era dalle parti di Lord Hater. No, era di là dalle parti della chest. Stupido! Stupido!
per fare i lavori per la nostra grande nave della ciurma che andremo a costruire pian piano. Allora, innanzitutto dobbiamo partire da questo specchio d'acqua e cercare di unirlo con gli altri. Allora, qua avevamo fatto una specie di piccolo camminamento, ma io lo farei un pochettino più grande, magari. Con dell'altra dirt, là potrei fare. Allora, prendiamo questa dirt. A parte che ne avevo già di dirt. Dirt. Several dirt. Dirt. Several dirt. Dirt. Sì, ok, è abbastanza bruttissimo. Vediamo se riusciamo a recuperare qualcosa, mettere magari, far spawnare un po' di erba qua. Erba. Cosa stavo dicendo? Prendiamo della sabbia, quella dirt non mi piace laggiù. Dammi la clay? Ottimo, direi. Poi mi metto un clay. Clay. Ottimo, direi. Poi non so se voi dite direi, direi. Dirimpetto. Impetto. Perché dei pettorali? Detto questo, qua c'è la nostra acquetta. Possiamo arrivare laggiù. Con questa caverna antrosa. Qua sotto possiamo nascondere tipo dei tesori. Per poi morire affogati. No, la facciamo affogare la gente cattiva, la gente. Questa generazione del mondo non mi piace particolarmente qua. Ma è ancora più casuale e più sensazionale. Ecco, qua farei un pochettino più di spazio, tipo che stacco a mezza buggata. Questo cos'è? Copper, tipo. Coppa! Coppa del ferro! Oddio, cioè qua c'è tipo. Cambia un bioma, non lo so io. Un blocco di sabbia là, non so se sì, è un po' brutto in effetti. Ci penseremo. Dai, mettiamo i voti su che cosa pensate di fare con i vostri 500 euro guadagnati oggi. Stando comodamente seduti sulla poltrona di casa. Non sarebbero male. Tra l'altro, non so se sapete per caso, grandi notizie, ma che probabilmente avrete già saputo tipo dal mondo intero. È ufficiale la Mojang. Per chi non la conoscesse, è la casa produttrice di Minecraft. Insomma, quella fondata da Notch. Notch. Quello di Minecraft, insomma. È stata acquistata dalla Microsoft per la bellezza di 2 miliardi e mezzo. Cioè, che ne dio non può a me. Ma non dico 2 miliardi e mezzo, ma a me basta anche solo 1 milione. Cioè, 2 miliardi e mezzo sono 2.500 milioni. Potrebbero darli a 2.500 persone. Vabbè, comunque, detto questo, no, qua non voglio fare la scaletta, qua voglio continuarlo fin laggiù. Ma cosa c'è da fare qua? Che tratto c'è da fare? Se vado dritto posso. Qua c'è il deserto, ma hanno cambiato la texture, no? Allora, dovremmo farlo un pochettino più storpio, no? Perché non possiamo farlo tutto dritto. Possiamo fare la prima parte dritta, magari. Oppure potremmo farlo tipo sotterraneo, passa. Riusciamo a passare in alti uno con la barchetta? Non lo so, forse è meglio costruirci una barchetta. Abbiamo del legno dietro. 2 miliardi e mezzo. Un fracco di soldi. E tra l'altro ci si chiedeva, visto che la maggior parte degli utenti Minecraft hanno già pagato Minecraft e gli aggiornamenti sono gratuiti, come farà Microsoft a ricavarci qualcosa per cui valga la pena di aver speso 2 miliardi e mezzo? Boh. No, forse non ci passo in alto 1, eh? Proviamo un attimo. No, la mia torcia. Torcia, give me my torch. Ma non cioè, è più larga di un blocco la nave. Vabbè, dammi sta torcia. Sfascia quello così ci passi, no? Però in alto 1 ci passi più che altro. Allora, togli anche questo. Togli anche questo. Togli questi, ci passi. Oddio, ci passa, ma tipo una roba bruttissima. Cosa è successo? Oddio!
Ehi, non mi piace per niente questo. Non dovrebbe farsi una fonte infinita di acqua. No, in effetti. Noi abbiamo un secchiello, dovremmo avercelo nello zaino. Appunto, la maggior parte della gente ha già comprato Minecraft. Cosa se ne fa uno Minecraft? Come fa a guadagnarci dei soldi da una cosa che effettivamente la maggior parte della gente ha già comprato? Molti temono una versione 2.0 di Minecraft fatta da Microsoft, il che vorrebbe dire oddio, perché vorrebbe dire ricomprare di nuovo una cosa che si è già comprata e vorrebbe dire che chissà che cosa farà Minecraft, che fine farà Minecraft con la 2.0. Perché Minecraft attualmente è compatibile con tutti i sistemi operativi, no? Con tutti e tre i maggiori sistemi operativi. Con BSD non so se, con FreeBSD non so se è compatibile in effetti. Però con Linux, Mac e Windows funziona. Se diventa solo della Microsoft che detiene Windows, che cosa si farà? Che cosa succederà? Che cosa succederà? Boh. Vorrà farne una questione solo per Windows? La manterrà multipiattaforma? Ci farà ripagare di nuovo Minecraft? Ci farà pagare gli aggiornamenti? Io ho molta paura al riguardo. Sì, questo tunnel qua sotto mi piace molto, è molto. Passaggio segreto per la nostra zona che nessuno riuscirà mai a trovare. Beh, se trovano una barca non è che è troppo difficile trovarla la zona, però GG. Ma che Kaiser si è incagliata? Oh. Ma no! Gira stupida. Il problema di staffare è che gira non con il mouse, gira girando. Rallenta. E poi accelera in un modo assurdo. Dovremmo farci l'abitudine. Dovremmo farci assolutamente l'abitudine. E io clicco sempre con il tasto sbagliato, sinistro e destro. Sinistro e destro. Ripetete con me. Sinistro e destro. Sinistro e destro. C'era un mio amico sull'altro server di cui ho fatto anche il video che era stato molto contento quando avevano messo il fatto che la porta si apriva col destro, perché prima si apriva col sinistro e anche il secchiello si svuotava col sinistro, perché lui continuava a rovesciare la lava sulla sua casa, no? E allora era molto contento che finalmente avessero sistemato quel grande problema, eccetera, eccetera. Quando poi hanno cambiato anche la questione per il secchiello. Quindi devi svuotarlo con il destro quando apri la porta con il destro. E ha ricominciato a svuotarsi lava sulla porta e sulla casa di legno. GG a lui. Era un tedesco. E poi dicono che i tedeschi sono super perfettini. Vabbè, forse quelli sono più gli svizzeri, eh. Però, vabbè. Altra grande notizia, tornando sull'ambiente Microsoft, è che sistema operativo Windows 9 non uscirà effettivamente mai. Dopo tanto dire, diciamo, dopo tanti discorsi e tante cose, non uscirà mai, ma fanno Windows 10. Ho detto, eh sì, perché sono stati non sono stati molto apprezzati, e questo lo facciamo per gli scontenti di Windows 8. E partono a conferenza dicendo che cosa? Abbiamo concepito questo sistema per l'interoperabilità, in modo che possano utilizzarlo sia gli smartphone che i computer che i tablet. Bravi! Bravi, bello, no? Ditemi cosa cambia dalla visuale di Windows 8 che tutti hanno criticato.
Cioè, nel senso, Windows 8 era, fa schifo. Ma perché sì? Perché è concepito per una cosa che non è un computer. Non ho un touchscreen sul computer. Dio me ne scampi dall'avere un touchscreen. Ho una tastiera che almeno posso usare senza dover diventare pazzo. E senza consumare orde di energia, no? E che cosa fanno? Partono la conferenza dicendo: eh sì, questo è per gli scontenti di Windows 8. Quindi noi faremo un sistema operativo. Ok. Perché mi stupisco ancora io di queste cose, non lo so. Un sistema operativo per tutti i dispositivi mobili e fissi. Ma che cavolo cambia da Windows 8 allora? Abbiamo rimesso il menu start. Cambiamento significativo, mannaggia. Ma se mi lasci quei cubetti del cribbio che non si capisce niente, fa schifo come... non dico che cosa perché meglio non dire brutte cose, però... dicevo, se comunque lo fai con la stessa cosa ma ci aggiungi il menu start, che cos'è? Windows 8.1? Boh, sono molto dubbioso. Io per ora, fedele a GNU Linux e ogni tanto Windows 7. Ma perché davvero? Scusa un attimo, ma che ragionamenti mi fai? Scusa, io voglio usare un computer. Sarò bene a un livello superiore, no? Rispetto a uno che vuole usare un tablet che gli è costato 1000 volte più del mio computer, che non fa un Kaiser. Che poi ancora devono scoprirlo che cosa servono i tablet. Ci giochi? Sì, ma cosa Kaiser ci giochi che fa più schifo di una console? Giocare su un tablet. Ci fai le foto? Sì, ma fa più schifo che non farle con una macchina fotografica di 10 anni fa. Ci scrivi i documenti? Ma scusa, vuoi mettere a scrivere un documento su un tablet o scrivere un documento a computer? Ma sono... ma milioni di anni luce di differenza. Ci mandi le mail. E allora, scusa, ti tieni il cellulare? Il cellulare manda anche le mail, lo smartphone, no? Almeno il mio manda le mail. Se tu hai un modello che non manda le mail, beh, mi sembra che sia un modello un po' vecchiotto, allora. No? Cioè, boh, io queste cose proprio non le capisco molto, ma magari sono io che sono vecchio dentro e quindi devo aggiornarmi, no? Perché adesso la gente gira coi tablet. Che poi, boh, il tablet lo paghi 300 € e un computer portatile lo paghi 300 €, che è tutta un'altra cosa, ma delle prestazioni che neanche le puoi immaginare. E poi c'è anche gente che compra i fissi, i portatili dell'Apple, ma quello è proprio livello masochismo, diciamo, non ne parliamo. Comunque, questo è il nostro passaggio segreto. A me sembra abbastanza... si è già aggiornato con... sembra abbastanza carino, passa di qua, passa di là. Possiamo provare a farci un giro con la barchetta, vedere che succede. Questo si è aggiornato, perfetto. Vedere un attimo. Allora, prima usciamo di là. Credo che non ci sia molto spazio di manovra qua dentro, però. Giriamo. Gira, 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 gira. Ok. Torniamo di là. Splish, 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 splish. Dovreste immaginare tipo dei suoni di acqua nel frattempo. Tipo splish, 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 splish. Sì, questo giro è un pochettino incasinato. Però dai, vabbè, per ora ci sta. Per ora mi piace. La parte spettrale. Oddio! Ok, abbiamo preso un albero in frontale. Scusi.
tra l'altro è tipo un albero mega galattico. Fortuna che non si sfascia la barca qua, non è come su Minecraft. Quella è una cosa odiosissima, che si sfascia la barca ogni 3x2. Cioè, incontri uno squid e ti sfascia la barca. Ed eccoci qua. Ma a me piace un fracco. Cioè, ragazzi, che ne dite? Cioè, abbiamo il nostro passaggio finalmente fino a... Potremmo mettere tipo più barche. Una di qua, una di là. Una di su, una di giù. Che è sto schifo? Non mi dispiace proprio per niente. Poi così con il clima tutto buio. Sì, mi piace. Oddio, ho fatto un video che mi piace. Vuoi vedere che sono passati 40 minuti? Oddio, quanto... 20 minuti. Alleluia, me ne sono accorto in tempo. Allora, torniamo subito verso casa. Anzi, cosa vado a piedi? Facciamo... questo... Ok, facciamo una bella dormita. Che dite? Ma prima depositiamo un po' di sabbia. Cos'è questo affare qua? Questo scintillio. Questa dirt la mettiamo a posto. Qua c'è uno zinc. Fai zinco. Devo mettere un altro. Vabbè, questi li metto a posto poi. La spada la metto a posto poi. Anche perché sennò qua si diventa vecchio. Metto a riparare gli strumenti. Vado a minare. Tutto off camera. Qua solo le chiacchiere spassose con voi. Mica voglio annoiarvi. Altrimenti torna Lord Aether alla riscossa con tutti i suoi amici. Mannoggia Lord Aether. Allora andiamo alla fine dell'episodio con il nostro classico ormai episodio settimanale con il nostro quizzettone. Per chi non l'avesse ancora fatto, vi ricordo che, cioè vi spiego, che in pratica è come un gioco dell'oca, basta semplicemente rispondere alla domanda se non avete mai partecipato dicendo l'oggetto con cui volete essere rappresentati. E l'oggetto può essere un qualsiasi tipo di blocco o oggetto, diciamo, di Mindtest. E appunto, il primo che risponde alla domanda prende 2 punti, il secondo, il terzo, eccetera, eccetera, 1 punto. Avete tempo fino al giovedì per rispondere. E per ora me lo ricordo. Sì, questi due sono insieme, ma non sono insieme, cioè, nel senso, sono sullo stesso posto. Questo è Sam, questo è Xandrable 9000. E questo è Ferdi Diavolo Blu che... Boh, Ferdi Diavolo Blu, ci sei? Ferdi... Ferdi Napoli, Ferdi Diavolo Blu? Boh, nessuna notizia. Se qualcuno sa qualcosa di lui, ci faccia sapere. Alessandro l'ho sentito, mi ha detto che ha avuto alcuni suoi problemi. Spero che tu stia guardando questo video, spero che tutto sia a posto, perché non mi hai neanche più risposto, però... Dai, ci risentiamo. E Sam invece è il nostro grandissimo sostenitore da sempre. Infatti, un applauso, Sam. Se qualcuno commentasse che non è Sam, gli faccio gli applausi. Clap, clap. Vabbè, oltre a queste scemate qua, Sam è stato l'unico a rispondere la scorsa settimana. Quindi io direi che rimane così. Esatto. Anche perché un punto va avanti perché ha risposto solo lui. Non mi sento. Mi pare che le prime volte c'era solo Ale e non aveva risposto, non aveva preso 2 caselle. Quindi per par condicio mi pare che tu avanzi di 1 casella e quindi rimani così, Sam. La risposta appunto alla domanda della scorsa settimana era Flare, o Flare RPG, Role Playing Game, che è appunto la seconda serie che ho fatto dopo Mindtest sul mio canale. La domanda di oggi che non ho segnato perché quale che era... Ah, perché l'ho pensata oggi mentre stavo mangiando una pizza alla diavola. È la seguente. Dei personaggi di Child of Light che attualmente abbiamo sbloccato e quindi possiamo utilizzare nei combattimenti, qual è quello che vi piace di più? Magari come stile di gioco o come abilità, com'è, non lo so, magari sei sexy. No, Nora è car... Sei però pedofilia, eh? Forse sì. Vabbè. Quale vi piace di più? Se per caso non seguiste Child of Light, perché so che è una serie che non seguono tantissimi, nonostante sia la serie attualmente più presente sul mio canale, beh, scrivetemi boh perché non seguite Child of Light, perché non vi piace, o perché non avete tempo, magari. Boh, domanda abbastanza libera, dai. Sì, dai, qualche punto facile facile.
Detto questo, ragazzi, io vi saluto perché devo sgommare, tipo fare la spesa. Altro che guadagnare 900 euro seduti comodamente sulla propria poltrona. Ci vediamo la prossima settimana, sempre qua con Mindtest o altrimenti con gli altri bellissimi 4 video che caricherò durante la settimana, che sono Magic Child of Light per 2 e Untarned con Marco 88. Vi invito a lasciare un commento, a lasciare un mi piace e iscrivervi al canale se per caso non l'aveste già fatto. Potete trovarmi su Facebook, il link è in descrizione. Io vi saluto, ciao a tutti!